Siamo in Toscana, a Prato. A poche decine di metri dalle mura storiche, in pieno centro, si erge un edificio rappresentativo delle vestigia di quella che è stata fino a pochi anni fa la potenza industriale pratese nel settore tessile, il rudere della rifinizione e tintoria Caverni. Negli ultimi 20 anni a Prato l'industria tessile si è notevolmente ridimensionata. Si è passati dalle quasi 8.000 ditte degli anni 80 alle 2.500 di oggi. Moltissime fabbriche sono state chiuse, tutti i macchinari che erano all'interno sono stati smontati e spediti in Asia, dove sono stati utilizzati nelle fabbriche indiane e cinesi, adesso in pieno boom di crescita. Alcuni di questi edifici industriali qui a Prato sono stati demoliti e dal loro posto sono stati edificati appartamenti. Altri invece, come questo di cui parliamo, giacciono svuotati ed abbandonati, pericolanti e degradati, utilizzati spesso come rifugio dai senza tetto. Purtroppo, infatti, la stagnazione del mercato immobiliare ha tolto i fondi anche per le demolizioni di questi edifici e per la costruzione di nuovi appartamenti. E per adesso i fabbricati industriali come questo rimangono lì, decadenti ed abbandonati, simbolo di una passata prosperità che per ora stenta a ritornare.